al quale chiedo, nei tempi del Pia Social Day, quindi brevemente, di darci un po' di riflessioni sull'intelligenza artificiale. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno e grazie per l'invito. Io porto anche diciamo, la voce di Maurizio Galluzzo, che sarebbe dovuto essere con noi, ma oggi ho avuto un imprevisto. Ho preparato anche una breve presentazione slide, se non disturba. Se non sì. È troppo lunga, sì. Sì, sono proprio una manciata di 5 slide, perché mi aiuta, e secondo me aiuta anche la platea, a mettere a fuoco alcuni concetti. Vi faccio vedere subito. Allora, condividi schermo. Intanto, mentre condividiamo appunto la presentazione, ringrazio e saluto anche Campobasso, da dove ci collegheremo subito dopo, e quindi tenetevi pronti subito dopo l'intervento di Simona Liprandi. Prego. Eccomi, non so se vedete la presentazione, datemi conferma. In questo momento non la vediamo, quindi non so. Ecco, ora sì, ora okay, sì. Okay, perfetto. Sta arrivando. Allora, buongiorno, no, dopo lascio la presentazione a disposizione con tutti i miei riferimenti, quindi questa cosa la saltiamo, però ecco, volevo segnalare che le cose che vi dico oggi sono fresche, entrati in un libro che è ancora in anteprima, quindi ci tenevo a far vedere la copertina, un libro che poi verrà distribuito in licenza Creative Commons e sarà disponibile dal 23 di giugno, quindi questione di poche settimane. Come vedete, io mi sono focalizzato sul tema dei punti di contatto o di attrito, se vogliamo, tra il mondo della proprietà intellettuale, che insomma è l'ambito di cui io mi occupo come legale, quindi diritto d'autore, copyright, e queste nuove tecnologie di intelligenza artificiale, che potremmo chiamare intelligenza artificiale più propriamente generativa, perché son quelle che pongono problemi dal punto di vista del diritto d'autore. E parto, ecco perché avevo bisogno della slide, perché la conoscono tutti questa immagine di Oscar Wilde, perché è abbastanza nota, però non tutti conoscono la storia che ci sta dietro, perché questa immagine, che risale, come vedete, alla fine del 1800, del 1882, di Napoleon Saroni, che è un fotografo statunitense, e rappresenta, diciamo, una pietra miliare per il diritto d'autore, perché è stata una delle prime volte in cui il diritto d'autore si è trovato a doversi interrogare sulla creatività mediata dalla macchina. Parliamo di, insomma, 140 anni fa, okay? Quindi un mondo molto diverso da quello di oggi, però fino a quel momento il diritto d'autore si era occupato tendenzialmente di opere letterarie, opere musicali, opere teatrali, pittoriche. Quando è arrivata la fotografia, che ovviamente non è arrivata nel 1882, è arrivata qualche decennio prima, però nel 1882 iniziava a mettere fuori la testa come forma di comunicazione, forma di creatività abbastanza diffusa. Quando è arrivata la fotografia, ci si è dovuti interrogare, i giuristi si sono dovuti interrogare, quindi poi anche i legislatori e i giudici, se quella cosa lì, cioè se scattare una fotografia fosse un'attività creativa o se fosse la mera riproduzione di un fatto, di qualcosa che esiste in natura, ok? E sembra, a noi adesso sembra banale, nel senso che noi andiamo a vedere una mostra fotografica e vediamo, andiamo a vedere a Palazzo Reale a Milano la mostra del tal fotografo, quindi per noi è una esperienza che è simile a quella del frequentare una mostra di pittura o andare a vedere un film al cinema, quindi un'esperienza culturale dove siamo sicuri che lì ci sia della creatività. Però all'epoca il dubbio si era posto, e questa è stata la sentenza che vedete qua citata di fronte a una corte americana, ovviamente, perché su questi temi il mondo statunitense è un po' più avanti di noi, come lo è anche nell'intelligenza artificiale. Allora in quel caso la Corte ha dovuto rispondere al quesito e dire che, visto che Saroni, il fotografo, ha disposto lo sfondo, ha disposto la posizione in cui doveva stare Oscar Wilde, le luci, ha incoraggiato l'espressione che Oscar Wilde doveva tenere, ha dato indicazioni sul vestito vedete anche sul divano, le calze in primo piano, tutte queste scelte rappresentano scelte creative e quindi generano un diritto d'autore in capo a colui che ha scattato la foto, e quindi ecco che abbiamo elevato la fotografia a forma di creatività in senso pieno, come era per il diritto d'autore la letteratura, la musica, la pittura e via dicendo. E perché il parallelismo è importante? Perché appunto è stata la prima volta in cui ci si è trovati a
dover capire qual era il ruolo della macchina. Cioè, se la macchina era un mero strumento in mano a qualcuno, a un essere umano che aveva uno spunto creativo e utilizzava la macchina per estrinsecare questo suo spunto creativo, oppure se era la macchina che faceva gran parte del lavoro. E poi era un po' stata diciamo, la difesa delle parti, no? della parte che voleva invece utilizzare liberamente la foto di Saroni, che era un editore in questo caso, di una rivista, e diceva no, ma lì la macchina fotografica, ha fatto tutto la macchina fotografica, e quindi il fatto di aver schiacciato un bottone non crea un diritto. Ecco, no, da lì in poi si è creata tutta una giurisprudenza che ha attribuito il diritto d'autore ai fotografi, e adesso li consideriamo tutti gli effetti dei creativi. L'intelligenza artificiale di cui stiamo parlando è ovviamente questa. Cioè, adesso si è diventato un po' hype, no? Il termine intelligenza artificiale, e ahimè un po' abusato, no? E dobbiamo capire che non è una cosa nata ieri, abbiamo tutta la giornata di oggi, insomma, mi sembra abbastanza ci aiuta in questa direzione a fare un po' di chiarezza. Fondamentale però questa cosa, cioè capire che i sistemi di intelligenza artificiale generativa non sono dei grandi, come dire, reimpastatori di cose che si trovano in rete e che loro poi ci sputano fuori dietro un nostro input. Cioè, l'idea, la tentazione in cui è facile cadere è che quando io chiedo a ChatGPT o a Stable Diffusion di fare una cosa, di creare un'immagine, di creare un testo, dietro ci sia un algoritmo che va a cercare qualcosa in rete, la reimpasta in qualche modo e me la tira fuori come se fosse un output nuovo. E invece no, perché quello che loro ci propongono non è un reimpasto di cose che hanno trovato sul momento, ma è frutto del loro addestramento, di quello che loro hanno imparato, a seconda appunto di come sono stati strutturati questi sistemi. Quindi ci spinge a, insomma, cambiare il punto di vista. Ci spinge appunto a ripensare l'idea stessa di atto creativo, di creatività. Quindi la grande novità sono non tanto l'intelligenza artificiale in sé, perché ripeto, è un tema di cui si parla da decenni, ma il fatto che adesso abbiamo degli strumenti che davvero dietro un piccolo input, quasi uno schiacciare un tasto, ci propongono delle cose che fino a pochi mesi fa richiedevano delle competenze creative di un certo livello, delle competenze tecniche creative di un certo livello. Okay, quindi quando parlo di, vedete, no, svolge attività creative e artistiche come la creazione di immagini, testi poetici, brani musicali, di software, che a volte sono difficilmente distinguibili da quelle fatte da esseri umani. Quindi si torna al famoso test di Turing, per cui nel momento in cui ciò che viene prodotto dalla macchina non riesce a essere distinto da ciò che è prodotto dall'essere umano, forse questo è già un primo sintomo che abbiamo fatto davvero un passo avanti. Altro problema quando parliamo di diritto d'autore è distinguere tra opere create con l'intelligenza artificiale o opere create dall'intelligenza artificiale. Siamo in un momento in cui tendenzialmente si parla quasi sempre di con l'intelligenza artificiale, perché c'è un essere umano che governa il processo, che quantomeno lo mette in moto e sceglie. Però, ad esempio, sono stato a un evento a Firenze a marzo, qualche autore, qualche diciamo, esperto di intelligenza artificiale generativa ha fatto vedere che, a seconda di come vengono impostati questi sistemi, possiamo lasciare loro davvero un certo livello di autonomia, per cui sono non supervisionate, quindi autonome pienamente, no, perché dovrebbero avere un'autocoscienza, e quindi lì entriamo davvero nel campo della fantascienza, però non supervisionate, per cui ciò che loro creano l'hanno creato non perché ci sia stato un preciso input da parte dell'essere umano o meno. Quindi altro problema. Lì davvero ci allontaniamo ancora dal modello che abbiamo visto di Saroni, della foto di Oscar Wilde, perché là c'era comunque l'essere umano che piazzava la macchina fotografica, schiacciava il bottone. Qua ci allontaniamo. E quindi dobbiamo iniziare a pensare a un diritto d'autore che non è più antropocentrico. Questa è una citazione di Roberto Caso, ve la lascio leggere con calma se volete, però insomma ci dice che fino ad oggi il diritto d'autore è sempre stato pensato come un sistema antropocentrico, diritto soprattutto il nostro, quello italiano, francese, si chiama diritto d'autore, non copyright, quindi il diritto dell'autore, il diritto della persona che crea. Il software può essere autore, la macchina può essere autrice, boh, ecco, non lo so, sarei abbastanza cauto, però sicuramente si stanno ponendo come dei player determinanti di questo nuovo mondo, e quindi dobbiamo ripensare l'idea stessa di creatività. Vedete, se la rivoluzione digitale ci ha portati a dover ripensare il concetto di copia e di riproduzione, la grande
sfida del diritto d'autore degli ultimi 20 anni, no? Venuto con il digitale ci siamo trovati a non avere più il concetto di copia in senso vero, nel senso come lo abbiamo sempre immaginato, ma la copia è diventata una cosa evanescente, una copia di bit. Ecco, sì, già quello è stato un passo difficile, uno sforzo difficile da fare per il diritto d'autore. Non so se il diritto d'autore riesce a fare, a coprire anche questa nuova, a rispondere a questa nuova sfida, perché deve anche, vedete, l'arrivo dei sistemi di intelligenza artificiale generativi ci obbliga ad uno sforzo ancora maggiore, cioè a ripensare radicalmente proprio il concetto di creatività. La creatività è sempre più mediata dalla macchina. Prima è stato citato il regolamento sull'intelligenza artificiale. Simone, ti chiedo di andare in conclusione perché sennò andiamo lunghi. L'ultimo, è stato citato il regolamento sull'intelligenza artificiale, quello europeo, non darà molte risposte perché si è molto concentrato sul tema della responsabilità, per cui sono più preoccupati a capire chi risponde legalmente delle cose fatte con da sistemi di intelligenza artificiale, ma l'aspetto del diritto d'autore verrà lasciato un po' in secondo piano, se non appunto obbligare chi genera i sistemi di intelligenza artificiale generativa a dichiarare come li hanno addestrati, che vabbè, già un passo avanti, però vedete, è sempre molto sbilanciato sul tema della responsabilità. E poi ci sarebbe poi l'aspetto etico, io sono un giurista, non voglio entrare troppo in questo piano, però ecco, anche quello è forse diventa il nodo fondamentale, perché se non è un problema di responsabilità, non è un problema di diritto d'autore, perché vediamo che è un problema che già prima si capiva che la macchina supportava la creazione e la creatività, dopo passiamo al piano etico, cioè capire come le persone che utilizzano questi sistemi per creare le loro opere abbiano voglia di dichiarare davvero come le hanno create, che hanno utilizzato questi sistemi, cosa che non tutti fanno, soprattutto i giornalisti hanno un po' di remore a dire che hanno creato degli articoli utilizzando questi sistemi. Grazie per l'attenzione, qua c'è il libro e i miei riferimenti in rete. Grazie, grazie molte anche per aver accelerato, un saluto a te, buon lavoro, e ovviamente anche a Maurizio Galluzzo e al nostro coordinamento del Trentino Alto Adige. Andiamo avanti con un collegamento.